Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca. Un bambino di 2 anni è morto annegato nella piscina della villa di famiglia a Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara. È accaduto ieri sera. I familiari, secondo una prima ricostruzione, non lo trovavano e hanno cominciato a cercarlo. Poco dopo la tragica scoperta. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, ma per il bambino non c'era nulla. Nulla da fare. Degli accertamenti si stanno occupando in queste ore i carabinieri della compagnia di Montesilvano. E poi ancora, sempre per la cronaca, operazione all'alba della squadra mobile dell'Aquila che ha portato all'arresto di 3 nigeriani, tra loro il capo, più altri 2 che sono irreperibili e ricercati anche all'estero, tutti accusati di lesioni e rapina aggravata in concorso. I 5, di età compresa tra 23 e 30 anni, sono accusati di aver aggredito e derubato un loro connazionale di una vincita ad una sala scommesse nel centro commerciale La Mediana all'Aquila lo scorso ottobre. Alla scena aveva assistito anche un testimone che aveva tentato di difendere il 23enne, ma è stato a sua volta ferito e minacciato. Tra gli arrestati, colui che si è definito il capo dei nigeriani all'Aquila è risultato poi affiliato all'associazione mafiosa Black Axe. Quest'ultimo compare tra gli inquisiti nell'ambito dell'inchiesta Hello Bros, sfociata con la maxi operazione del 26 aprile in tutta Italia, che aveva portato all'arresto di 30 affiliati del cult di Black Axe presenti in 14 province italiane. E ora cambiamo pagina. È stato presentato questa mattina uno studio condotto dall'Università di Ferrara sull'efficacia dei vaccini anti-Covid-19 somministrati nella ASL di Pescara. Il servizio di Paolo Renzetti. Efficacia dei vaccini anti-Covid. Questo è lo studio dei dati della ASL di Pescara elaborati dall'Università di Ferrara. Lo studio ha confrontato il numero di infezioni, casi di malattie e decessi tra tutti i vaccinati ed i non vaccinati della provincia di Pescara, a partire dal 2 gennaio fino al 26 aprile di quest'anno. In totale sono stati valutati 37.467 vaccinati e 237.778 non vaccinati. Le analisi hanno tenuto conto del tempo necessario per la produzione di anticorpi e sono state controllate per età, sesso e durata del follow-up. I risultati sono stati molto incoraggianti. Dopo una media di 30 giorni dalla data prevista di produzione degli anticorpi, tutti e 3 i vaccini somministrati, Pfizer, Moderna e AstraZeneca, hanno ridotto il rischio di infezione, malattie e decesso di oltre il 90%, con punte fino al 99%. Questi risultati sono stati molto simili fra maschi e femmine e per coloro che hanno ricevuto la seconda dose, anche con un certo ritardo rispetto a quanto previsto dai protocolli ottimali. Abbiamo analizzato tutti i vaccinati e i non vaccinati del Covid, ovviamente della provincia di Pescara, e abbiamo visto che nelle persone vaccinate i casi di infezione si sono ridotti del 95% rispetto ai vaccinati. E i casi di malattia si sono ridotti del 99%. Ovviamente questi sono dati che si riferiscono a un follow-up inevitabilmente non lunghissimo e quindi dovranno essere confermati, però è molto improbabile che si scenda molto, insomma si potrà andare dal 95% al 90%, però questi sono vaccini che sono risultati tutti efficaci, tutti e 3. Cosa significa questo da un punto di vista prettamente sanitario? Significa che giustamente c'erano dei dubbi comprensibili perché sono vaccini nuovi e perché i dati fino ad oggi erano o su altri paesi pochi oppure solo su sperimentazioni cliniche che sono importanti ma sono quelle sponsorizzate dai produttori. Questi dati sono dati spontanei, sono dati di popolazione e speriamo contribuiscano a rassicurare sull'efficacia dei vaccini. Questi vaccini effettivamente funzionano. L'alleggerimento delle restrizioni anti-Covid deciso dal governo trova il favore di molti primi cittadini anche in Abruzzo. Soddisfatto in particolare il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, che ascoltiamo. Si vede davvero la luce in fondo al tunnel, è il caso di dire, per quanto riguarda questa pandemia. Notizie che arrivano da Roma, dal governo: si va verso un cambiamento degli orari del coprifuoco, delle riaperture, da giugno ulteriori riaperture, una bella notizia per tutti gli abruzzesi, in questo caso per Chieti, la città e tutti i cittadini. Una bella notizia che già prevedevo e in una precedente intervista avevo espresso il mio punto di vista.
vista, e cioè che tutte le cose dovessero essere fatte gradualmente, così come il governo sta facendo, e in particolare per il coprifuoco. Per quanto riguarda l'Abruzzo, avevo già avuto modo di dire che le cose da noi vanno bene, o comunque vanno meglio rispetto al territorio nazionale, dove l'RT, cioè l'indice di contagiosità, è stabilmente attestato a 0,89, mentre in Abruzzo a 0,75, quindi meglio delle restanti regioni. Addirittura a Chieti abbiamo un indice di incidenza di 8 contagi su 100.000 abitanti, quindi stiamo ben al di sotto del limite di pericolosità, e quindi la zona di colore bianco è per noi particolarmente appropriata. Quindi sono contento di questa situazione, merito dei vaccini che stanno procedendo bene. Nella provincia di Chieti sono stati effettuati ad oggi circa 200.000 vaccini, si stanno completando le inoculazioni alle fasce di età tra 70-80 e 60-70, e quindi pensiamo che per il mese di agosto raggiungeremo l'immunità di gregge. L'ARTA regionale e l'Università degli Studi di Teramo attueranno insieme il progetto Abruzzo Regione del Benessere. Si tratta di un programma per migliorare la qualità di vita degli abruzzesi e gestire la transizione ecologica del territorio. Il progetto è finanziato dalla Regione Abruzzo, il servizio di Tania Bonnici Castelli. Presentato a Teramo il progetto Abruzzo Regione del Benessere, finanziato dalla Regione Abruzzo e attuato dall'ARTA regionale in collaborazione con l'Ateneo Teramano. Il programma si pone come obiettivo quello del potenziamento e della creazione di nuovi strumenti per il miglioramento della qualità di vita degli abruzzesi. ARTA e Università di Teramo stringono così un patto tecnico-scientifico per elaborare la futura transizione ecologica del territorio. È un progetto molto ampio, insomma, anche dal nome Abruzzo Regione del Benessere, e l'Università è un partner importante e anche un elemento di coordinamento all'interno del progetto stesso. Dicevo, il progetto è molto ampio perché va dagli aspetti legati alla salute pubblica, ma soprattutto all'ambiente e al benessere, sia organizzativo che al benessere della persona. Quindi ovviamente la sostenibilità è uno degli aspetti principali, ma ovviamente l'alimentazione, così anche l'organizzazione, ma anche gli aspetti economici, come possono risentire di queste azioni intraprese. Il manager del benessere, nell'ambito della più ampia progettualità Abruzzo Regione del Benessere, sarà un professionista attento e preparato, formatosi anche attraverso le competenze dell'Università di Teramo, che sarà in grado di tradurre i principi astratti della qualità della vita in Abruzzo sotto gli aspetti ambientali, ma arrivo a dire turistico-ricreativi, ma anche del benessere inteso come adozione di buone pratiche. Dicevo, sarà un professionista attento e preparato che potrà diffondere nei luoghi preposti e attraverso le modalità che andremo a verificare di volta in volta questo messaggio. In Abruzzo si sa, si vive bene, scarso inquinamento, buona alimentazione e numerosi sono i centenari. Il progetto Abruzzo Regione del Benessere si pone tra gli altri anche l'obiettivo di realizzare una banca dati per studiare il metabolismo di questi abruzzesi forti e gentili. A distanza di 2 mesi dal Consiglio Comunale Straordinario di Pescara sulla gestione delle piscine nelle Naiad, i sindacati hanno denunciato l'immobilismo delle istituzioni nel corso di queste settimane, mentre i lavoratori sono in mobilitazione permanente.
Nei giorni in cui le piscine e le naiadi potrebbero riaprire, tornano le fibrillazioni sul fronte occupazionale. I lavoratori, riuniti in assemblea lo scorso 14 maggio, hanno aperto una fase di mobilitazione permanente per sensibilizzare tutte le parti in causa, chiedere alle istituzioni di trovare un modo per assicurare l'immediata riapertura del centro sportivo e garantire una prospettiva a quanti operano e lavorano al loro interno. Appena lo scorso 15 marzo, il Consiglio Comunale Straordinario di Pescara impegnava sindaco e giunta al trasferimento immediato della gestione temporanea dell'impianto sportivo dalla regione allo stesso comune e alla salvaguardia integrale dei livelli occupazionali utilizzati per il funzionamento delle piscine nell'ultimo quinquennio. A poco più di due mesi da quella data, lanciano così l'allarme in una nota congiunta i sindacati SLC CGL e Fisascat CISL, i cancelli delle naiadi continuano a rimanere chiusi. Continuiamo ad assistere a un vero e proprio balletto delle responsabilità sulla riapertura. Nel dibattito pubblico sembra quasi smarrito il ruolo che riveste la struttura da un punto di vista sociale ed economico, e ora più che mai assume rilevanza il problema legato all'occupazione impegnata nel centro sportivo. Stando alle attuali disposizioni governative, continuano i sindacati, il 15 maggio doveva essere la data della riapertura al pubblico delle piscine all'aperto. Oggi anche questo obiettivo risulta miseramente sfumato per le naiadi. È chiara la responsabilità di tutte le parti in causa, quella di non essere riusciti a individuare una soluzione in grado di rispondere all'emergenza e dare prospettive al centro sportivo e ai suoi lavoratori. Dopo quasi due anni dal bando pubblico che ha assegnato la gestione provvisoria, nulla è cambiato. Siamo ancora in attesa di capire se esiste, concludono i sindacati, un progetto di rilancio. Vari campus estivi che saranno disponibili a Chieti per la prossima estate a supporto delle famiglie cittadine, lo ha annunciato l'assessore alle politiche giovanili Manuel Pantalone. Vediamo il servizio. Assessore, si guarda questa estate, si guarda ad un'estate quasi normale, grazie anche alle riaperture. L'amministrazione comunale di Chieti, il suo assessorato in particolare, oggi presentano questa novità dei campus estivi per i ragazzi, i bambini della città di Chieti. Sì, si tratta appunto di una serie di campus sportivi che con il tessuto associativo sportivo della città abbiamo deciso di organizzare, ma è soprattutto un modo per dare l'apertura a tutte quelle realtà sportive cittadine che intendessero credere nei giovani e in una chiaramente ripartenza necessaria e doverosa per lo sport, per le nuove generazioni, per quegli strumenti anche di socializzazione che purtroppo sono stati duramente colpiti dalla pandemia, ma che oggi si accingono a ripartire nella loro pienezza. Cogliamo l'occasione per ringraziare, noi come Comune abbiamo dato il nostro patrocinio a questa iniziativa, ma è ovvio che il lavoro delle associazioni è assolutamente indispensabile e chiaramente noi dimostriamo anche in questa occasione la massima apertura nei confronti di tutte quelle realtà che decidono di puntare sulla nostra città, di credere nella nostra città e soprattutto di consentire una piena ripartenza dell'attività sportiva. Stiamo facendo davvero molto anche come politiche giovanili, abbiamo in mente di portare avanti una riorganizzazione piena dell'Informa Giovani, abbiamo raccolto appieno l'appello del Ministro Dadone rispetto anche alla piattaforma Giovani 2030, crediamo che non bisogna soltanto fare informazione ma soprattutto fare formazione e dare concrete opportunità ai giovani affinché questi possano trovare il proprio spazio nel mondo del lavoro, nella società del domani. Lo sport, proseguono le riflessioni in Casa Pescara in attesa di decidere chi sarà il nuovo direttore sportivo. L'attuale DS del Modena, Matteassi, intanto smentisce di essere stato contattato. Intanto già 7 giocatori, quasi tutti in prestito, hanno deciso di risolvere il contratto e interrompere gli allenamenti appunto col Pescara. Vediamo. Tutto fermo in Casa Pescara. A poco più di una settimana dalla chiusura ufficiale del campionato non sono state prese decisioni ufficiali per lo staff dirigenziale e di conseguenza quello tecnico che dovrà preparare la prossima stagione in Serie C. Tutto ciò è anche fisiologico visto che si è appena oltre la metà di maggio e le stagioni non si sono ancora chiuse, coi playoff in piena disputa in Serie B e appena iniziati in Serie C. Nelle ultime ore è voluto intervenire per spegnere qualsiasi voce sul suo conto l'attuale DS del Modena Luca Matteassi, il cui nome è stato accostato al Bari, anch'esso coinvolto nella lotta playoff, e soprattutto al Pescara.
Matteassi peraltro ha un altro anno di contratto con gli emiliani e il suo prematuro addio è legato ad un eventuale cambio della proprietà. Modena che inizierà i suoi playoff il 23 maggio. Circa i rumors che lo vogliono al Pescara ha dichiarato: le voci sono infondate, non so chi le abbia messe in giro. Da Pescara non mi ha mai chiamato nessuno, sono al Modena e penso solo al Modena. Sempre nei giorni scorsi sono circolati anche i nomi di Domenico Fracchiolla, in scadenza con il Lecco, eliminato dai playoff al primo turno, e Oscar Magoni, direttore sportivo della Feralpi Salò, che domani debutta nei playoff, che ha ancora un anno di contratto con i Leoni del Garda. Nomi che al momento non ci risulta che il Pescara abbia realmente vagliato, anche perché prima il presidente Daniele Sebastiani deve decidere le sorti dei due direttori in carica, Giorgio Repetto e Antonio Bocchetti. Al massimo ne resterà uno con mansioni più legate al settore giovanile o scouting, e potrebbe essere Bocchetti, ma riflessioni sono ancora in atto. Circa il profilo del nuovo direttore, non è da escludere che lo stesso Sebastiani possa fare un pensiero a Sandro Federico, DS in scadenza di contratto col Teramo. Al momento non sono giunte proposte di rinnovo dal presidente Iachini. Sebastiani stima Federico e non è detto che non possa fare un pensierino al dirigente sportivo. È entrato nel Teramo nell'era Campitelli, ad inizio 2018, rimasto anche dopo il cambio di proprietà con il rinnovo annuale della scorsa stagione. Intanto proseguono gli allenamenti in casa Pescara, benché siano completati gli impegni ufficiali. Nessun provvedimento punitivo, ha fatto sapere Sebastiani. Sono professionisti e come tale è giusto che si allenino, così come sarà rispettato il loro diritto alle ferie. Logico pensare ad uno stop definitivo nella prima settimana di giugno, anche se c'è chi ha scelto di rinunciare all'ultima mensilità, ha rescisso ed è andato via. Tutti i giocatori in prestito, i vari Basit, Macin, Bocchetti, Gut, Odgard e Del Favero, più Omeonga, per il quale il Pescara non esercita l'opzione per i prossimi anni. Resta da vedere come saranno gestiti i circa 10 contratti che sono potenzialmente in piedi per la prossima stagione. E in casa Teramo ancora da stabilire se il tecnico Massimo Paci siederà ancora sulla panchina biancorossa nella prossima stagione. Poi sarà la volta dei giocatori in scadenza. Alcune conferme probabili, altre molto complicate. Jacopo Forcella. Archiviata la stagione 2020-2021 per il Teramo, è tempo di guardare al futuro, iniziando da chi nella prossima annata continuerà ad indossare i colori biancorossi in campo, ma non solo. Il rompete le righe di mercoledì scorso ha rinviato i discorsi relativi al prolungamento di contratto di direttore sportivo e allenatore, che saranno chiamati a realizzare e rinforzare evidentemente l'organico futuro. E allora tutto parte dalla posizione di Massimo Paci, che è strettamente legata a quella di Sandro Federico, ha buone chance di rimanere, puntellando la rosa e cercando di tappare alcune falle in posizioni del campo che hanno messo spesso il diavolo in difficoltà. Su Paci ci sono interessi di club come il Frosinone in Serie B, ma al momento si tratta soltanto di rumors e nulla di più. È ovvio che comunque andranno le cose con Paci, l'attacco sarà, a prescindere da chi siederà in panchina, l'argomento principale del mercato estivo. Cianci ha allungato il contratto per andare in prestito a Bari dopo l'ottima parentesi di potenza della prima parte di stagione, ma non rimarrà. D'altronde i tre prestiti nelle ultime tre mezze stagioni, Carpi e appunto Potenza e Bari, sono la spia che nel Teramo crede nel giocatore, né che Cianci muoia dalla voglia di tornare nel posto dal quale è stato allontanato, seppur per motivi, come ha più volte precisato il DS Federico, strettamente economici. Altre questioni sono quelle che riguardano chi gioca a ridosso degli attaccanti. Ilari, Costa Ferreira e Bombaggi sono tutti e tre in scadenza e, considerando che gli ultimi due pesano più del primo sul bilancio, non è affatto scontata la loro conferma. Il problema è che con l'accordo che scade il 30 giugno è impossibile pensare di guadagnare qualcosa dalle eventuali dismissioni, soltanto un risparmio sugli stipendi. Una conferma è probabile, due un po' meno, tre pressoché impossibile, anche considerando la presenza di Mungo in rosa. L'ex Cosenza ha un altro anno di contratto e il prossimo potrebbe essere quello in cui avere più possibilità di giocare. Poi discorsi differenti saranno quelli che investiranno gli altri. Lewandowski sembra essersi guadagnato la conferma, a meno che non arrivi una serie superiore a farlo vacillare. L'Asic e Di Matteo sembrano essere discorsi molto complicati, molto più no che sì. Kjere Mateng, idem, più no che sì. Tentardini, più sì che no. Mentre Vitturini e Pinzauti, per la loro versatilità, potrebbero risultare utili anche in futuro. Molte voci sono quelle che riguardano Santoro e Diakité, ma questo è un discorso diverso, perché non essendo giocatori in scadenza serve un'offerta adeguata per portarli via. Per questo potrebbero rimanere ed essere due dei pilastri, insieme ad Arrigori, Mungo, Soprano, Piacentini e Trasciani, del diavolo che verrà, se con Massimo Paci in panchina e Federico dietro la scrivania saranno i prossimi giorni a deciderlo.
Serie D, domani 4 recuperi, 3 riguarderanno squadre abruzzesi. Il Pineto va in trasferta a Vasto Girardi dopo il pareggio di Fiuggi, con l'attaccante biancazzurro bugaro che torna sulla gara di domenica e si dice fiducioso per l'impegno in terra molisana. Ascoltiamolo. No, sì, è stata una partita tosta contro un ottimo avversario. E siamo stati bravi a reagire al gol subito, abbiamo avuto una grossa reazione nel secondo tempo. Poi siamo stati un po' sfortunati negli episodi, probabilmente con un po' più di cattiveria e anche episodi arbitrali un po' forse discutibili. Potevamo ottenere i 3 punti. Sì, sono andato molto vicino, è stato molto bravo Gian a darmi una bellissima palla, purtroppo forse con un po' più di cattiveria anche in quella situazione sarebbe potuto ottenere qualcosa in più. Mercoledì andiamo ad affrontare una squadra ostica, un'ottima squadra che ha fisicità, corsa, qualità, ottimi giocatori, quindi che all'andata comunque ci ha creato, nonostante la nostra vittoria, parecchie insidie. E non sarà facile, però insomma, se noi riusciremo a fare quello che proviamo in settimana, quello di cui siamo capaci, secondo me riusciremo a giocarcela alla grandissima. Ma sì, è stati un po' di eventi sfortunati, diciamo, quest'anno, tra Covid, infortuni qua e là. Io adesso cerco sempre di allenarmi al massimo, di essere a disposizione dell'allenatore sempre, e poi sta a me sfruttare le occasioni che mi vengono date. Sì, io sono quelli i miei ruoli, da esterno, che può essere a 3, a 4, a sinistra, a destra. Io comunque mi adatto, insomma, sono sempre a disposizione del mister, al di là del modulo e degli schemi tattici. Ma gli obiettivi personali vanno di pari passo con quelli della squadra, dai. Cerchiamo di chiudere al meglio questo campionato un po', diciamo, particolare, un po' particolare. Ci mancano 8 partite, cercheremo di andare sempre in campo per vincerle tutte. E personalmente, se viene fuori qualche gol, ben venga, che possa aiutare sia me che la squadra. E adesso cambiamo disciplina, parliamo di calcio a 5, è terminata già ai quarti la corsa playoff dell'Acqua e Sapone Unigros dopo la beffa nel finale di gara 2. La squadra di Scarpitti incappa in una serataccia, si fa battere nella bella del Pala Rigopiano per 1-2, un verdetto difficile da digerire. Sergio Zappalorto. Poche ore trascorse ed è ancora difficile prendere coscienza dell'assurda eliminazione dell'Acqua e Sapone Unigros, che dopo la beffa in terra etnea con gol irregolare allo scadere avrebbe dovuto più che potuto travolgere come in gara 1 i catanesi, i quali invece, pur senza pedine fondamentali, alla fine ce la faranno a passare in semifinale grazie alla determinazione su ogni palla e soprattutto a grande amor proprio altrove apparso latitante. Semifinale dunque che mancherà ai nerazzurri per anni puntualmente sugli scudi ridosso della finale o nella finale stessa. Indicibile stupore, incredulità, amarezza sconfinata tuttora. Giornata nera degli elementi chiave, giornata in linea perfetta con una seconda parte di una stagione maledetta dopo una partenza sprint che aveva sedotto tutti con i suoi dati da record e la distanza netta dalle inseguitrici. Poi 3 tracolli, addio primo posto, addio finale di Coppa Italia e ora addio scudetto. Col Catania sulla carta battibilissimo, il 7-0 nel primo turno sembrava eloquente e quasi casuale il KO di gara 2, col Catania si diceva il re d'azionem di un'annata da cancellare nei secoli a venire, figlia di più concause, tutte da analizzare per poi ripartire, anche se non si sa proprio con quale spirito, avvilito e mortificato da troppe delusioni senza di contro alcun trofeo e o soddisfazione. Difficile immaginare di peggio, per la cronaca resta in corsa solo il Montesilvano che in semifinale a fine settimana se la vedrà con il kick-off. Vi ricordo che a breve tutti i servizi che avete visto in questa edizione del TG6 saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Appuntamento con la nostra informazione con le edizioni del TG alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi dell'emittente.